Stock to Flow è uno dei modelli che cerca di spiegare il prezzo di Bitcoin in correlazione con la sua scarsità. È stato reso molto virale, molto diffuso su Twitter da un certo Plan B che lo sostiene durante gli anni e sostiene soprattutto che possa predire, quindi continuare a valere anche nel futuro. Questo modello mette in correlazione lo stock e il flow di Bitcoin, ovvero lo stock inteso come la giacenza attuale disponibile e il flow inteso come quanto nuovo Bitcoin viene prodotto annualmente. Un po' immaginiamoci la correlazione con l'oro, un'analogia con l'oro, ovvero lo stock è il totale dell'oro estratto nel tempo fino ad oggi e il flow invece è la quantità di oro che viene estratto, che viene minato ogni anno. Ecco, il rapporto tra stock e flow dà questo valore. Questo valore è pensato per andare a quantificare la scarsità, in quanto più è alto lo stock to flow ratio e maggiore è la scarsità del bene sottostante, in quanto la giacenza diventa molto più grande rispetto a quanto ne viene estratto e quindi ovviamente si ritiene il bene più scarso. Io oggi sono qui per cercare di spingervi a criticare questo modello, proprio perché secondo me è molto semplicistico, molto banalizzante e trascura completamente quelle che sono le reali dinamiche dietro al prezzo di un asset come Bitcoin e oggi cercherò di far valere la mia opinione. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Di nuovo un video per stimolare un po' il vostro senso critico. Vedo molti adoratori di questo modello, ma semplicemente perché promette dei prezzi stratosferici. Vede Bitcoin a 100.000 dollari dopo il prossimo halving, proprio per stare dietro sempre a questo modello che non prevede altro che un aumento nel tempo di Bitcoin. Quindi dà per scontate tantissime cose che oggi vedremo scontate non sono affatto. Io questo video ve lo propongo come sequel, se vogliamo così dire così, di quell'altro video che ho fatto sull'halving, dove ho cercato di smontare altri luoghi comuni, ovvero il fatto che l'halving per forza di cose è un evento bullish. Questo sempre vi ripeto per stimolarvi a pensare con la vostra testa e non a seguire i cosiddetti permabull che vogliono sempre vedere una direzione positiva per forza di cose al prezzo di Bitcoin. Bisogna essere sempre realisti e razionali, soprattutto se si ragiona da investitori. Quindi seguitemi e andiamo a vedere perché il modello stock to flow su Bitcoin non sta in piedi. Quasi dimenticavo, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video, che ogni like che mi lasciate aumenta ancora di più la scarsità di Bitcoin. Seguitemi, mi raccomando, sul canale cliccando la campanellina per ricevere le notifiche ad ogni nuovo video e sugli altri canali social trovate tutti i link in descrizione. Basta, andiamo a vedere questo stock to flow e confutiamolo. Per prima cosa andiamo a vedere di che cosa si tratta quando si parla di questo stock to flow model. Allora, lo stock to flow model prevede, riguardante Bitcoin, la correlazione del prezzo di Bitcoin con il suo coefficiente di stock to flow nel tempo, il fatto che nel tempo ha sempre mantenuto elevata questa correlazione. Allora, lo stock to flow, il coefficiente stock to flow, come vi dicevo poco fa, si intende proprio come stock fratto flow, e lo stock è la quantità a disposizione di quell'asset. Qua sotto abbiamo degli esempi per chiarificare le idee su quattro metalli considerati scarsi, e come flow si ha invece la produzione nuova, il flusso proprio annuale dell'asset stesso. Tanto più il coefficiente di stock to flow è alto, tanto più questo asset viene inteso come scarso, come raro. E questo modello applicato a Bitcoin innanzitutto prevede il fatto che la scarsità di Bitcoin sia ciò che gli dà principalmente il valore. Insomma, l'ipotesi alla base è proprio questa: se si cerca di correlare lo stock to flow col valore, si cerca di dimostrare proprio questa cosa qui. Come vedete, un'altra caratteristica importante, perché nei grafici che vedremo tra poco è evidenziata, insomma, molto, perché ci tiene molto a dimostrare anche questo, è il market value. Il market value è inteso come il controvalore totale dell'asset a disposizione, quindi fondamentalmente lo stock moltiplicato per il prezzo unitario dello stock stesso, quindi la valorizzazione della giacenza mondiale di questo asset. E secondo Plan B, che è l'autore di questo articolo, che a prescindere da tutto vi consiglio di leggere perché è uno studio interessante, sostiene che il market value sia correlato allo stock to flow, quindi che per i beni cosiddetti store of values la scarsità sia direttamente correlata con il valore, il controvalore totale dell'asset stesso.
Andiamo a vedere quindi qualche grafico. Allora, questo è il grafico del modello stock to flow applicato su Bitcoin. Bitcoin ha una particolarità rispetto agli altri metalli visti in precedenza. I metalli visti in precedenza hanno uno stock to flow bene o male costante, in quanto il flow è più o meno sempre lo stesso, ovviamente con approssimazioni, ma è molto minore dello stock e quindi lo stock to flow tende a rimanere bene o male costante, o comunque la sua variazione è trascurabile. Per Bitcoin questo è molto diverso, perché Bitcoin ogni 210.000 blocchi, se non ricordo male, vede il cosiddetto halving, che è quella procedura di dimezzamento del flow, della supply nuova introdotta sul mercato, della ricompensa per i blocchi. E di conseguenza lo stock to flow, il coefficiente stock to flow di Bitcoin aumenta nel tempo, fino a tendere a più infinito nel momento in cui l'ultimo Bitcoin verrà minato. E quindi questo grafico che vedete qui davanti a me vuole tenere in considerazione proprio il fatto che lo stock to flow ogni tot aumenta ogni circa 4 anni. Chiaramente in questo grafico la linea è smoothed, come si suol dire, ovvero ammorbidita, utilizzando una media mobile, che non altrimenti sarebbe proprio un grafico a step, una scala vera e propria, laddove ogni halving sia l'incremento a step dello stock to flow. Viene armonizzato, insomma, per dare maggior continuità. Qui, come vedete, il modello stock to flow è estremamente positivo, perché prevede il fatto che con l'aumentare della scarsità, con l'aumentare dello stock to flow, il prezzo aumenta per forza di cose. Tra l'altro aumenta di un ordine di grandezza ogni volta che aumenta lo stock to flow all'incirca. Allora, andiamo a vedere quali sono le implicazioni e quali sono ovviamente le cose che non mi convincono di questo modello, e vi spingo a rifletterci molto anche voi prima di prenderlo per vero. So che tutti noi che abbiamo investito in Bitcoin vorremmo da matti che Bitcoin arrivasse a $100.000 dopo il prossimo halving e a 1.000.000 dopo quello successivo, però siamo reali. Allora, io trovo che questo modello sia molto semplicistico e banalizzi tantissimo quello che è Bitcoin, perché Bitcoin sì è un bene scarso, ma c'è molto molto di più. Ma di questo ne parliamo dopo, perché prima vorrei semplicemente confutare statisticamente, matematicamente il modello stesso. Innanzitutto questo modello su Bitcoin e sugli altri metalli, di cui ho preso il grafico sempre per potervelo mostrare, insomma per avere un grafico davanti agli occhi, sono basati sui dati passati. Cosa significa? Significa che si guarda la serie storica e la si cerca di interpolare in una qualche maniera, nella maniera che meglio si addice, ovvero trovando quella curva che meglio riflette l'andamento nel tempo fino ad oggi, ok? Quindi questo secondo voi già può avere un valore predittivo nel futuro? Ok, è un modello che ha funzionato bene fino adesso, ma continuerà a funzionare nel futuro? Allora, la risposta potrebbe essere sì, nel caso in cui tutte le caratteristiche che sono valse fino adesso, che non si limitano alla scarsità, a mio personalissimo parere, continuino a valere più o meno allo stesso modo nel futuro. E questo, secondo me, è già un'ipotesi che non si può fare. Il primo, vi spoilerò già una cosa, la prima variabile che deve continuare a sussistere al fine di mantenere alto il prezzo nel tempo è la domanda, che è la grande trascurata dal modello stock to flow. O meglio, il modello stock to flow implica che la domanda vada di pari passo con la scarsità, cioè se un bene è più scarso la domanda aumenta, ma questo assolutamente non è vero, perché potrei elencare migliaia e migliaia di beni scarsi di cui non gliene frega niente a nessuno, e pertanto possono essere rari finché vuoi, lo sapranno bene i collezionisti, piuttosto che si può anche parlare anche di altri metalli considerati rari, ma il loro prezzo non è assolutamente correlato alla rarità, proprio perché se nessuno lo vuole acquistare, allora il prezzo per forza di cosa scende. Così come, anche se un bene non fosse raro, se tutti lo vogliono acquistare e pertanto c'è tanta concorrenza in acquisto, l'offerta si adegua e il prezzo sale. Questa è la base del mercato, e andarlo a modellizzare semplicemente con la scarsità tramite lo stock e il flow è un'approssimazione secondo me ciclopica. Quindi queste sono le prime due cose: il fatto che è un grafico che interpola i dati del passato e si arroga il diritto di farli valere nel futuro, che è un errore statistico secondo me, perché un buon modello che spiega il passato è un buon modello che spiega il passato, punto. La seconda cosa invece, per quanto riguarda le assunzioni fatte sul modello stock to flow,
è il fatto che lui dice, ma funziona perché funziona anche sugli altri metalli, guardate, e ti fa vedere questo grafico mettendo in congiunzione diversi metalli scarsi e dicendo lo stock to flow funziona perché se tiro questa retta, che la formula è qua, ottengo un andamento che mi correla lo stock to flow con il market value per tutti e quattro i metalli, con un valore R quadro, che è un valore statistico che più si avvicina a 1 e più indica un'esattezza del modello, praticamente perfetto, quindi il modello funziona. Va bene, il modello funziona, ma abbiamo preso 4 punti e li abbiamo uniti, cioè non è una cosa secondo me particolarmente significativa, soprattutto se poi si va a vedere che un po' di tempo dopo, adesso questo mi pare che fosse a inizio anno, questo è un po' più recente, non mi ricordo di quando è, però è di pochi mesi fa, la formula della retta cambia, che va ad unire i metalli, ok? Poi se ne aggiungono altri, però non importa. Insomma, importa che il modello poi viene riadattato nel tempo. Tra l'altro, il modello stock to flow su Bitcoin è stato riadattato più volte nel tempo, andando a rinterpolare di nuovo i dati passati, perché quest'anno ci sono state un po' di variazioni. Il modello precedente dava una proiezione di tot prezzo per il prossimo anno, il modello recentemente aggiustato cambia questa proiezione. Insomma, per dimostrare che con l'aggiunta di nuovi punti alla fine del modello, la retta cambia in continuazione. Questa già per me è una prova sufficiente per dire che non ha nessun tipo di significato. Infine, visto che insomma, molti danno per buone queste correlazioni e danno semplicemente per buono il fatto che essendoci un buon R quadro tra i due valori, allora il modello funziona e spiega il fenomeno. Ecco, vi mostro per curiosità alcune delle cosiddette spurious correlations, ovvero delle correlazioni spurie, cioè due valori correlati tra di loro con un ottimo R quadro, ma che in realtà non hanno nessuna ragione di essere correlati l'uno con l'altro, come la spesa degli Stati Uniti su scienza, spazio e tecnologia correlato con i suicidi per impiccagione, strangolamento e soffocamento, diciamo. Che non ci dovrebbe essere molta correlazione, ok? E c'è un R quadro di 0,997. E vedete qua ci sono N altri esempi che adesso questo è per esagerare la cosa, però per dire che se due andamenti sono correlati anche con un buon R quadro non significa nulla. Perché? Perché io posso andare a ottimizzare il mio modello facendo quel cosiddetto overfitting sui valori passati, andando a prendere quei parametri che voglio io, correlandoli con la retta che voglio io, per far tornare un po' i conti, ok? Quindi questo è un po' il senso. L'iperpositività del modello stock to flow ovviamente ha conquistato tutti perché il modello prevede che la scarsità di Bitcoin, una volta che lo stock to flow supererà quello dell'oro al prossimo halving, adesso lo stock to flow di Bitcoin è 25, il market value quindi tenderà a superare quello dell'oro, proprio perché secondo questo modello lo stock to flow dà direttamente il valore del mercato, che è una cosa secondo me errata. Vi metto lì un altro spunto di riflessione che secondo me mina di nuovo il modello stesso. Lo stock di Bitcoin è giusto valorizzarlo come tutte le monete in circolazione, o piuttosto andrebbe valorizzato come le monete realmente in circolazione, cioè escludendo quelle perse, escludendo quelle di Satoshi Nakamoto, escludendo quelle che vengono, che ne so, utilizzate dagli exchange, quindi non vengono considerate come riserva di valore. Ecco, se già solo si considerano le coin che sono perse per sempre, sono stimate essere parecchi milioni, mi pare 4-5 milioni, lo stock to flow da 25 diventa circa 20 e capite bene che cambia completamente il modello. Insomma, come avrete capito, non mi convince neanche un po', proprio perché poi, arrivando al dunque, adesso queste erano banali considerazioni numeriche sul modello e sulla sua veridicità statistica, io vi dico quello che secondo me davvero dà il valore a Bitcoin. Andiamo semplicemente a vedere questi metalli, ok? Sono tutti correlati, è vero, perché comunque questa retta funziona, sono tutti metalli scarsi, ma hanno in comune anche un'altra cosa, il fatto che c'è domanda per questi metalli. Il prezzo dei metalli cresce se la domanda cresce e viceversa il prezzo scende se la domanda scende. Se in questa retta ci andiamo ad aggiungere il rame, di cui potete andare a cercare i dati sul web e trovate che lo stock to flow è 0,04 mi pare e la capitalizzazione totale supera i 100 miliardi, addirittura forse arriva al trilione, adesso non ricordo, capite che già abbiamo un bel punto che è completamente fuori da questa retta di regressione, quindi già fa capire che non c'entra assolutamente
assolutamente nulla. La scarsità, per quel che vale sul rame. Il rame da molti è considerato un bene a scarsità progressivamente crescente, quindi si potrebbe quasi definire uno store of value. È vero, non... I metalli sono difficili poi da correlare l'uno con l'altro in quanto a valore intrinseco, però allora per Bitcoin cosa dovremmo dire? Cioè Bitcoin è un mondo completamente nuovo. Il valore di Bitcoin sta nel renderlo appetibile all'acquisto, cioè io devo voler comprare Bitcoin, è quello che gli dà valore ed è quello che ne fa aumentare il prezzo nel tempo, non soltanto la scarsità. E quindi bisogna, come dicevo anche nel video precedente, andare a spostare il focus dalla scarsità al valore. Cioè basta con queste stime o ottimizzate ad hoc di dare valore per forza di cose alla scarsità, quindi dar proiezioni future per forza ottimistiche, perché se succede un qualche evento negativo che rende non più appetibile Bitcoin, anche se continua a divenire scarso, anche andando oltre alla teoria che vi ho spiegato nel video precedente, tale per cui l'halving potrebbe danneggiare Bitcoin anziché andarne ad aumentare il valore, allora il prezzo crolla, semplicemente se la gente non vuole più acquistare Bitcoin, non è più incentivata ad acquistare Bitcoin, il prezzo scende, anche se diventa infinitamente scarso, anche se il flow termina, ok? Quindi questo deve essere chiaro. Deve essere chiaro che un modello statistico vale fin tanto che vale e poi un giorno smette di funzionare, ok? Quindi è così che bisogna interpretare i modelli statistici, come degli studi sul passato. Il passato ha seguito queste leggi, il futuro le seguirà ancora? Assolutamente no, perché in Bitcoin abbiamo un'infinità di variabili, che sono l'adozione, che sono le regolamentazioni, che sono tutte le applicazioni e gli sviluppi che ci si potrebbero creare. Potrebbe nascere una nuova criptovaluta che rende Bitcoin obsoleta. È possibile? Sì, è probabile, ovviamente no, però potrebbe succedere. Si potrebbe trovare un punto debole mortale su Bitcoin che lo affossa completamente. Si potrebbe anche trovare una killer application che improvvisamente gli fa impennare il prezzo di 10, 100, 1000 volte e anche in questo caso non rispetterebbe lo stock to flow ratio. Insomma, bisogna capirne i limiti e vi spingo davvero a farlo riflettendoci con molta attenzione, perché di nuovo ve lo dico, il senso critico è ciò che rende un investitore consapevole delle cose che sta facendo, dei rischi, dei benefici e soprattutto di quello che è l'asset sottostante. È inutile affezionarci, sia inutile proiettarsi verso un futuro laddove il prezzo deve per forza salire quando non è così. Insomma, siamo realisti e vedrete che avremo molte più soddisfazioni. Detto questo, io vi ricordo che non sono assolutamente bearish su Bitcoin, però io odio abbastanza i permabull, ovvero coloro che cercano a tutti i costi di andare a proiettare verso la luna il prezzo di Bitcoin in tempi brevi e insomma cercare di diffondere quello che viene chiamato hopium, ovvero di dare eccessi di positivismo che non vanno bene, vanno a creare delle nuove bolle ed è quello che non vorrei assolutamente vedere. Detto questo, io vi auguro una buona serata, un buon 2020, che insomma ne vedremo delle belle con l'halving, finalmente sapremo cosa succederà, e mi raccomando, state buoni e smettetela con l'hopium dello stock to flow. Ciao a tutti.